Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui, non ve l'aspettavate, eppure siamo ritornati in questo appuntamento del weekend, prontissimi a raccontarvi tutto il gossip di questo fine settimana per poi darci appuntamento ovviamente a lunedì, in mia compagnia come sempre, anzi sono io in sua compagnia, Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Ben ritrovate, visto come ci siamo Sì, abbinate ci siamo oggi? abbinate, siamo colorate, ma non troppo, diciamo Esatto, così. sempre mantenendo una giusta sobrietà. Cara Elvira, noi siamo pronte con i nostri argomenti, ci sarà come sempre una seconda parte un po' più leggera e iniziamo invece con un argomento un po' al centro, tra il serio e un po' il meno serio, Sì. perché parliamo di dinamiche di famiglia, di una famiglia allargata, quelle anche che si instaurano ovviamente con l'arrivo di un figlio e che quindi cambiano anche le dinamiche proprie del matrimonio, e ben lo sa la bellissima Elisabetta Canalis, ne abbiamo parlato per motivi diversi in qualche puntata fa, che si gode il matrimonio in America con il suo Brian, anche se c'è qualcuno che ci mette un po' lo zampino. Infatti è sua figlia che dall'alto dei suoi 6 anni cerca già di mettere in difficoltà la mamma e il papà. Credo che sia normale, anche perché tutti noi cresciamo con l'idea, della cicogna o del cavolo, quindi, i bambini d'oggi sono più avanti di tutti quanti gli altri, quindi creare secondo me queste aspettative forse è meglio di no, perché insomma siamo tutti un po' trasognate, vediamo tutto l'amore in modo, sai, rose e fiori, invece questi ragazzini d'oggi credo che ci daranno del filo da torcere. È vero, infatti, poveri genitori, Sì. guarda, non oso immaginare, ma anche nel vedere tutti i giorni praticamente lo stesso Leone, Ferragni, Lucia, con questo Sì. doppio cognome, e veramente non so quando crescerà, cosa potrà accadere, perché sono poi vispissimi, cioè già da piccoli, vivendo poi in un contesto ovviamente di grandi, crescono subito e sono subito lì ad afferrare le dinamiche anche dei genitori. Nel caso appunto di Skyler Eva, nome particolarissimo, possiamo Originale dire, sì, soprattutto. molto molto originale, nome composto di ben 6 anni, come abbiamo detto, cerca di minare un po' l'intimità dei genitori. Infatti la stessa Canalis ha detto: è molto difficile riuscire a ritagliarmi degli spazi da sola con mio marito, anche se ovviamente ci amiamo come il primo giorno, il rapporto va a gonfissime vele, però nonostante ciò ci ritroviamo sempre nel lettone nostra figlia, che lì nonostante alla stanzetta da sola, indipendente, quindi già sta crescendo da sola, per così dire, come spesso accade poi anche con le figlie femmine, però è sempre lì ad infastidirci, tra virgolette, anche nei momenti un po' più intimi. Beh, credo che sia anche normale. Diciamo che questo problema non l'hanno avuto i Ferragnez, perché vedo che sono andati spediti come un treno, quindi forse avrebbero qualcosa da insegnare alla Canalis. Fatto sta che, insomma, credo che sia anche normale. Si tratta comunque di una famiglia molto unita, quindi su questo non c'è dubbio. Però, insomma, è normale che non ci sia più l'aspetto intimo e privato di un tempo, perché poi, insomma, questa è un'età anche particolare, quindi la bimba inizia a capire, la bimba inizia anche, soprattutto in questo contesto, quello pandemico, a stare un po' più a casa rispetto al passato, quindi con le scuole chiuse, È è più difficile, tutto un infatti, po' la più difficile. gestione. È verissimo. Elisabetta Canalis, che è mamma, che è moglie ovviamente, però si lascia comunque andare a qualche scatto bollente, infatti protagonista sempre sui social, mai volgare, devo dire la verità, rispetto ad altre colleghe, anche ex veline, ex soubrette, sempre molto molto fine ed elegante, che però gioca comunque molto anche con i social, con le foto, con questo vedo non vedo, sempre nella sua sensualità, ovviamente. Dall'alto dei suoi 40 anni, con un fisico veramente statuario, niente da dire. Invidiabile soprattutto. Però sai, ho questa impressione quando si parla della Canalis, come hai detto tu, la volgarità è come se fosse un aspetto che non le È vero. appartiene. Eppure, insomma, è stata con molti uomini famosi, la sua carriera, nel corso della sua carriera, insomma, ne ha avuti diversi, però di lei non si parla mai in malo modo e credo che sia stata in grado di gestire tutte queste relazioni in modo molto intimo e molto anche maturo. Quindi da questo punto di vista, almeno l'idea che
anche dai social si evince, ha sempre un grande successo. L'unico problema che c'è stato era relativo alla vaccinazione, quindi sì. Nessuno ha parlato della rottura con George Clooney, però tutti a puntarle il dito contro la vaccinazione, che diciamo insomma dipende anche dalle circostanze, quindi credo che di lei si abbia un'opinione pubblica in generale. Ritornando proprio sui bambini vispi, abbiamo parlato anche di Leone che continua a essere protagonista con questo rapporto. Non possiamo dire di amore e odio perché c'è solo l'odio al momento nei confronti della sorellina Vittoria, che appunto ha festeggiato proprio qualche giorno fa un mese, che è già volato, e lui proprio è stato come al solito assoluto protagonista, persino nelle foto, girato, coperto, proprio non ne vuole sapere. Diciamo che non l'ha presa tanto bene questo arrivo, anche se devo dire che i Ferragnez cercano sempre un pochino di comprare l'affetto di Leone, ma non ci riescono perché è talmente intelligente e furbo che insomma prende tutto ciò che gli viene regalato, però non dà soddisfazione, quindi soprattutto al papà zero, anzi dice tu mi vizi. Sì, e devo dire che dà delle risposte da uomo adulto, e forse proprio perché l'ambiente in cui sta crescendo è comunque un ambiente dinamico, un ambiente anche giovane. Sai, le preoccupazioni quando si cresce un bambino è proprio quello dell'interazione con i bambini della stessa età. E devo dire che in questo caso, forse avendo due genitori molto giovani, che comunque non è che sono nati imparati, come si dice, certo, però con il supporto anche di Bali e di genitori, stanno comunque facendo un ottimo lavoro. Quindi su questo non si può dire niente. Fatto sta che insomma accettare una sorellina più piccolina è un problema di molti genitori. Eh sì, anche perché effettivamente lui comunque è piccolo, ha 3 anni, quindi è piccolissimo, anzi. Veder comunque spostate tutte le attenzioni ora divise in due persone all'improvviso, dove veramente anche tutt'oggi, ma ovviamente quando si è da soli è diversi, super coccolato, super attenzionato, sei piccolo, ovviamente la puoi prendere in una maniera un po' particolare, succede in tutte le famiglie che ci sia un po' di gelosia del primogenito verso il fratello o la sorella minore. Io non ho vissuto questa esperienza in prima persona perché sono figlia unica, però ti posso dire che con i miei cugini avevo questo rapporto. Anch'io stessa identica cosa, anche tra i miei cugini, che poi entrambe le coppie di cugini che ho dalla parte di papà sono maschio e femmina. I primi sono il maschio più grande e la femmina più piccola, gli altri viceversa, e in tutte e due le occasioni ci sono state effettivamente un po' di gelosie. Sì, diciamo che non è semplice gestirla questa cosa. Io ricordo che quando ero piccolina venivo messa in croce perché insomma mi davano del filo da torcere. Poi crescendo è ovvio che cambiano un pochino le dinamiche, però l'affetto resta lo stesso. Mi ricordo una battuta divertente che diceva il più piccolo dei miei cugini, diceva vicino mia zia, lei è la mia mamma, non è la tua mamma. Però ecco, questi privati esempi... Privati proprio di tutto, insomma. Sì, però queste sono dinamiche molto note ai genitori, quindi è difficile anche saperle gestire. Io non so come farei in una situazione del genere. Eh sì, una situazione complessa, però la differenza d'età è veramente così piccola che poi con il passare del tempo assolutamente recupereranno questo bellissimo rapporto che ci sarà. Cambiamo intanto anche argomento, perché è un secondo argomento ugualmente importante. Infatti è notizia praticamente delle ultime ore che Gianni Morandi, che è reduce da un bruttissimo infortunio che ha avuto nei suoi campi che coltiva già da qualche mese, praticamente non sta andando nel migliore dei modi. Infatti ha superato queste grandissime ustioni che ha avuto, anzi nelle puntate precedenti di Gossip Mania abbiamo anche detto di come fosse stato fortunato, perché è caduto appunto in questo ceppo di fuoco che aveva nella sua tenuta, quindi è riuscito fortunatamente a preservare il viso e tante altre parti del corpo molto delicate, parandosi appunto con le mani, ed è proprio una di queste mani, la mano destra, che sembra ad aver avuto la peggio. Infatti, come lui stesso ha dichiarato ad alcuni fan, sembra che al momento non riesca a muoverla e quindi andrà incontro a un tentativo di riabilitazione cercando di recuperare appunto la mobilità della mano. Ricordiamo che lui suona anche la chitarra, è molto dinamico, corre, quindi per lui è veramente una brutta notizia. Sì, diciamo che è stato
un incidente domestico, però molto grave. E sì. In questo periodo ce ne sono stati moltissimi, pensa addirittura anche NEC, insomma, ne abbiamo visti tanti finiti in ospedale perché stando a casa fanno quello che non devono fare. Sì, quindi vero. Esagerano un po' tanto. Però, insomma, nel caso di Gianni Morandi, che è sempre stato molto vicino anche ai giovani, l'abbiamo anche detto, ha un modo di fare completamente diverso, riesce a comunicare con i ragazzi di qualsiasi età, ecco, renderli partecipi anche di questo problema, credo che sia un modo anche per affrontare meglio e positivamente questo lutto, perché alla fine, insomma, la perdita delle funzionalità di una mano non sono cose semplici da poter affrontare, certo. Soprattutto poi per un artista poliedrico come lui. È vero, molto difficile, poi è vero che nel suo messaggio c'era comunque l'ottimismo di un futuro, del cercare di recuperare al meglio le funzioni della mano, però ho letto anche un briciolo ovviamente di tristezza e di negatività, lui che è sempre poi così allegro, sì. Forse non si aspettava un decorso del genere, anche perché lo abbiamo visto anche nelle foto dall'ospedale, è stato trasferito due volte in due ospedali diversi, il grandissimo affetto degli infermieri, anche nel momento, nei giorni di Pasqua con il ramoscello d'ulivo, la Domenica delle Palme e poi all'improvviso questa brutta notizia che è stata veramente una doccia fredda. Sì, diciamo che è stato anche difficile perché lui ha raccontato poi, come hai detto tu, ogni passaggio e tutti noi speravamo insomma in un lieto fine e credo anche lui perché sì. L'aveva presa, almeno quello che faceva vedere, l'aveva presa molto alla leggera, sì. Parlava di un semplice incidente che poteva tranquillamente passare senza ripercussioni. E invece poi c'è stata la svolta e devo dire che non, sicuramente insomma, lui non si farà abbattere da questa cosa, però la tristezza c'è, perché comunque insomma, significa poi dire addio ad una parte importante, perché la mano destra insomma, è quella che domina principalmente per molti, quindi bisogna poi abituarsi, fare fisioterapia, il percorso è molto lungo. Però credo che con le tecnologie di oggi, insomma, qualcosa si potrà risolvere, quindi non voglio essere molto negativa. Assolutamente, anche perché è passato relativamente poco tempo dall'incidente, anche per curare le ossioni sì. Ci vuole molto molto tempo, quindi sicuramente sarà tutto in divenire e speriamo davvero che possa migliorare. Prima del break pubblicitario, una postilla, è doveroso ricordare che nelle ultime ore è venuta a mancare Milva, un'altra sì. Esponente importantissima della musica italiana, non solo ovviamente nella nostra nazione, ma anche all'estero, con il record di ben 173 album registrati, tantissime cover, canzoni indimenticabili, ma soprattutto cantanti che adesso non ci sono più, di una presenza, poi di un fascino veramente importantissimo e unico. Sì. È stato un lutto anche per le nuove generazioni, perché insomma era un artista che conoscevamo tutti, che ha accompagnato soprattutto noi insomma nell'adolescenza. Ed è stata una brutta notizia, insomma, svegliarsi così fa capire, fa toccare con mano come in realtà bisogna vivere la vita giorno per giorno e godersi tutto quello che ci capita. È verissimo, piccolo break pubblicitario e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui che siamo pronti a parlare questa volta non d'amore, bensì del nuovo fenomeno mediatico delle ultime due settimane, possiamo dire, e sono Pio e Amedeo. Infatti abbiamo terminato parlando di LOL qualche settimana fa e fortunatamente c'è subito una nuova ventata di allegria e di spensieratezza con questo show del venerdì sera, Felicissima Sera, condotto proprio da Pio Amedeo, ma è una rivoluzione totale sì. Proprio nel mondo di fare spettacolo e fortunatamente la cosa che mi fa piacere è che gli hanno dato carta bianca, quindi non c'è censura, possono dire e fare ciò che
vogliono ed è sicuramente un grande passo in avanti per la televisione nazionale, soprattutto in questo momento dove c'è bisogno, lo diciamo sempre, di spensieratezza, di passare una serata anche a ridosso del weekend, è vero chiusi in casa, ma a ridere. Sì, almeno questo, soprattutto perché se insomma arriva il venerdì sera, felicissima sera, quindi almeno riusciamo anche a superare la tristezza dell'Isola dei Famosi. Quindi mamma mia, credo che sia un modo perfetto per poter chiudere la settimana. Fatto sta che comunque, insomma, mettere dei paletti a Pio Amedeo credo che sia impossibile. L'abbiamo visto con i Migratis, che insomma già lì c'era molto da dire e da discutere. Devo dire che proprio grazie a questo programma che anche molti membri della mia famiglia le hanno, insomma, iniziate ad apprezzare, perché prima erano visti, sai, come quegli attorucoli un po' comici. Sì, anche un po' trash, ovviamente. Sì. Invece poi hanno cambiato totalmente le dinamiche della loro comicità e devo dire che hanno preso molto piede, soprattutto nell'ultimo periodo. Poi la persona che ci ha visto lungo è sempre Maria De Filippi, sempre. Quindi insomma è inutile che lo diciamo, ed è stata proprio lei l'ospite della prima puntata, quindi mettere Pio Amedeo insieme a Maria De Filippi credo che sia già questo comico, però sì. E la cosa più bella poi è che scimmiottano tra virgolette tante trasmissioni, sì, tra cui anche quelle di Queen Mary, tant'è vero che le hanno riproposto un'intervista a stile C'è posta, sì, per te, proprio guardando delle fotografie, cercando di raccontare un po' la sua vita con l'unico intento di cercare di farla piangere, da anche lì tra le foto al matrimonio con Maurizio Costanzo, piuttosto che delle foto con dei ritocchini di Gianni Sperti, ci sono state veramente delle scene esilaranti. Sì, ma anche perché insomma parliamo di personaggi molto particolari. Maria De Filippi, devo dirti la verità, non l'ho mai vista piangere, quindi questa cosa... No, infatti ha resistito. Questa cosa credo che sia impossibile anche per loro, però fatto sta che la voce un po' rotta ce l'aveva, lo dobbiamo dire. E fa pensare anche che la cosa più interessante è che non sappiamo mai che cosa accadrà nelle puntate dopo, quindi siamo già giunti alla seconda puntata, quindi insomma è stato già abbastanza pesante da sopportare, perché c'è di tutto in questa puntata, quindi in queste puntate c'è di tutto, si parla di qualsiasi cosa, ma si parla soprattutto di temi importanti. Sì, quindi verissimo. Questa cosa è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi, no? Utilizzare i social, i VIP, per parlare poi di cose importanti. È vero, perché infatti danno anche messaggi importanti, ieri hanno parlato anche dell'ambiente, di tutte le problematiche, iniziando ovviamente dalle questioni della loro infanzia e della città di Foggia, ovviamente facendo poi un discorso più globale. Ma la cosa che poi mi piace è che davvero tutti si arrendono alla loro comicità. Nella puntata di ieri abbiamo visto un Claudio Baglioni che è una persona tutta d'un pezzo, essere protagonista di vari sfottò ovviamente molto bonari, con Pio che voleva assolutamente Vasco Rossi, invece gli hanno propinato, come stesso lui ha detto, Claudio Baglioni, fino a mettergli lo smalto nero, sì, proprio per un'operazione di svecchiamento, cambiare i testi delle sue canzoni, far finta di non conoscerle, quindi veramente di tutto, si fanno fare tutto questi ospiti. Sì, e devo dire che questa cosa, non oso immaginare che cosa potrà accadere con altri, però la cosa che mi piace è che tutti gli artisti che sono poi ospiti stanno al gioco. Tutti, è vero. Quindi vediamo un lato anche nuovo di questi artisti. Claudio Baglioni è stato sempre criticato, soprattutto per i ritocchini che pare si sia fatto. Sì, ieri devo dire la verità, cosa che ho commentato anche con mia mamma, che è una grande fan da quando era piccolina di Claudio Baglioni, forse non si sta più ritoccando perché era un po' decadente. Sì. Quindi aveva proprio un'espressione con l'occhio verso il basso, quindi proprio un aspetto un po' più consono alla sua età, che ovviamente gli dà anche quel fascino che magari ritoccato veniva un po' a mancare. Sì, la cosa che mi aspetto è che però magari potranno invitare Belen, perché almeno discutono di questa famosa saponetta Chanel che... Chissà, infatti, chissà se poi accetti l'invito. Chissà, diciamo che è adesso impegnata con il servizio fotografico, le Maldive, sì, tutto quello che esatto, c'è. Esatto, ora le Maldive, poi è tornata, quarantena post Maldive, sì, diciamo una questione che non finirà mai. Quindi non credo che per il momento la vedremo. No. Però
però sarebbe carino, insomma, visto che loro non hanno paura di affrontare le persone, anzi, credo che potrebbe essere un bel modo per anche per andare avanti, perché comunque pare che Belen abbia chiesto scusa e loro hanno giocato anche su questo. Un po' il gioco delle parti, infatti. Sì. Poi ricordiamo che nelle giornate antecedenti, ovviamente al venerdì, quindi alla giornata dello show, loro Pio Amedeo consegnano, ovviamente via corriere per posta, un regalo molto particolare ai propri fan famosi, quindi ai VIP, delle pantofoline rigorosamente, dicono, rubate dagli alberghi, che sono proprio quelle standard monouso che si utilizzano, ovviamente con la loro faccia stampata, una per lato, e poi i VIP ovviamente tramite un messaggio sui social fanno un po' promozione al programma, molti vengono invitati perché poi è presente il pubblico, seppure in forma ridotta, tutta diviso ovviamente da divisori in plastica, però si fanno comunque sentire e sono parte importante, perché uno show comico senza il pubblico e senza le risate o gli applausi è veramente una cosa, sì, perderebbe molto fuori la realtà, sì. E poi a me fa ridere anche questo, insomma, il modo in cui loro fanno promozione, perché devo dire che è unico, e sai, in molti casi noi vediamo le classiche ospitate in televisione in cui si promuove il programma e così via, invece loro fanno una sorta di propaganda che è completamente diversa da quella che noi siamo abituati a vedere. Come no, infatti sulla stessa propaganda hanno scherzato tantissimo sempre ieri con Francesco Totti, che è stato protagonista di queste pubblicità, che poi vedevamo anche in Emigratis, di questi commercianti di Foggia, ovviamente il pescivendolo, il fruttivendolo, con dei nomi assurdi ma tutti reali, e proprio lui si è prestato tantissimo al gioco, anche nell'intervista a Simil Maria De Filippi, quando hanno poi mostrato la foto del Ken umano che è diventato intanto Barbie umana, infatti c'è, sì, stato un cambio di rotta nel frattempo, un cambio di rotta, di coppia possiamo dire, sì, in plastica, quando gli hanno mostrato la foto di Ken che è diventato Barbie umano, hanno scherzato sul fatto che assomigliasse un po' ad Hilary, sì, e lui anche in quel caso è stato assolutamente al gioco. Sì, e diciamo che l'immagine che abbiamo di questo noto Ken umano, che è stata poi pubblicizzata anche da Barbarella, quindi ovvio è lei che ha lanciato. Infatti, lo scusami se ti interrompo, ma loro scherzano tantissimo, sì, scherzano, poi è un parolone perché poi lo fanno in maniera molto mirata, proprio sul fatto che lo standard comico, e non solo di Canale 5, è incentrato sul trash, sulla plastica, sulle, sì, polemiche e di tutti i format che hanno a che fare ovviamente con Barbara D'Urso. Sì, diciamo che quello è il fulcro da dove prendere spunto, perché l'abbiamo sempre detto, insomma, soprattutto ieri ne abbiamo parlato, c'è di tutto e di più. L'importante è che non lo facciano in presenza di Maria De Filippi, perché sennò, insomma, smuoviamo troppo le acque. Eh sì, ritorniamo alla nostra querel principe di queste settimane. Tra gli ospiti sempre di Pio Amedeo, ieri autore di un altro momento fantastico, proprio un punto altissimo della televisione italiana delle ultime settimane, è stato Achille Lauro, sì, che è stato protagonista poi di un siparietto proprio di Pio Amedeo, che hanno imitato lo stesso Achille Lauro con tanto di tutina, copricapezzoli e così via, con anche un bacio molto molto intimo, possiamo, sì, dire, tra i due, e notizia del secolo, Achille Lauro era imbarazzato, sì, da questo. Questa cosa non credevo potesse accadere, anche perché invece è successa. Ha calcato ogni tipo di palcoscenico, ha dato insomma un'immagine di sé poliedrica, però poi sentirsi in imbarazzo con Pio Amedeo rompe un pochino l'immagine che abbiamo, però devo dire che è stato divertente. Cioè, sì, poi è stato molto imbarazzato nel momento in cui hanno imitato un altro programma, questa volta della Rai, con Fabio Fazio e Luciana, sì, Littizzetto, con questo finto acquario al cui interno non c'erano i pesci ovviamente, ma c'erano i meloni tenuti in fresco, le birre, e Amedeo ha iniziato a tagliare il melone, a mangiarlo così ovviamente come capitava, a bere birra, al che Achille Lauro davvero si è imbarazzato ancora di più, ha detto: come devo mangiarlo senza forchetta e coltello? Ho detto: wow, meno male che l'icona della trasgressione italiana poi si preoccupa di mangiare il melone con le mani e senza la forchetta, insomma.
Vabbè, è stata una piccola caduta di stile, mettiamola così, però ha fatto ridere anche quello, perché Achille Lauro è, credo sia un paradosso vivente, quindi da questo punto di vista non sappiamo che cosa aspettarci. Un po' in compagnia poi di Pia Amedeo, insomma, la situazione ha toccato anche il limite del trash, perché poi sempre ci siamo divertiti ed è stato un trash però abbastanza particolare rispetto a quello che siamo abituati a vivere. Devo dire che la loro qualità è proprio questa, che non hanno mai dimenticato le loro origini, e forse è questo che li rende poi dei comici reali, perché sai, la maggior parte dei comici, una volta che diventano famosi, cambiano anche modo di raccontare, certo, la vita quotidiana. Invece loro restano con i piedi ben piantati per terra, non li ho mai visti strafare, e credo che sia anche questo che mi piace di loro. È vero, è verissimo. Ritornando proprio un attimo su Achille Lauro, gli hanno fatto questa intervista parlando anche del suo ruolo nella musica italiana, sicuramente un ruolo innovativo per come si presenta, con questi tatuaggi anche sul viso, con questi quadri che abbiamo visto anche a Sanremo, molto interessanti, con un'idea sicuramente innovativa non solo di musica, poiché conosciamo tutte le sue facce, sì, la faccia più romantica, la faccia più irriverente, quasi ribelle, però in realtà dietro a tutto ciò, dietro a questi grandi orpelli, ci sono dei messaggi importanti che lo stesso Lauro vuole dare. E poi Lauro è anche il suo vero nome, sì, in realtà, non solo il finto, diciamo, cognome, il cognome d'arte. E proprio per questo forse il suo essere così irriverente, usare questi costumi, questo abbigliamento particolare, può essere uno specchietto proprio da cassa di risonanza per far arrivare il messaggio forte e chiaro lì dove magari ci può essere una reticenza proprio per il suo aspetto? Sì, credo di sì, anche perché insomma viviamo in un'epoca in cui tutti i tabù pare che apparentemente siano stati cancellati, ma in realtà ci sono ancora. E credo che sia stato proprio il suo modo di fare che gli ha permesso anche di acquisire importanza per il pubblico, perché è impossibile non conoscere Achille Lauro al giorno d'oggi. Tutte le generazioni sanno di chi parliamo, anche per l'aspetto in cui si mostra. E poi i messaggi che cerca di veicolare attraverso il suo aspetto fisico, attraverso le sue canzoni, hanno poi un livello artistico molto alto, quindi questa cosa bisogna riconoscergliela. È vero, per gli scettici interrompete la visione di Achille Lauro, ma ascoltate esclusivamente sì, i testi, sì, quindi sì, è un'operazione importante, soprattutto lì dove magari ci può essere un preconcetto, quindi si elimina la vista e si attiva di più l'udito e quindi la percezione dei testi e dei messaggi che lui vuole dare. Proprio per questo, infatti, Pio Amedeo hanno dato vita all'operazione svecchiamento, sì, anche perché, o forse invecchiamento in questo caso. Credo la seconda. Esatto, anche perché effettivamente hanno un po' cercato di eliminare ciò che è in troppo in Achille Lauro, quindi con un po' di fondotinta gli hanno cancellato i tatuaggi sul viso, gli hanno eliminato i vestiti un po' troppo eccentrici, quindi l'hanno vestito semplicemente di una maglietta bianca e di un jeans. Tutti i suoi testi da Rolls Royce sono passati ad un'auto molto più commerciale, sì, e via, che hanno subito modificato una sua canzone dando vita poi a un trio veramente fantastico, ed effettivamente lì sembrava assolutamente un cantante pop come sì, un altro, anzi sembrava uno dei Backstreet Boys poi sì, con il caschetto biondo, devo dire la verità. Sì, anche perché è minutino, quindi sì, insomma non è una figura che si impone per... Esatto, togli i tatuaggi, mettigli un vestito sì, comune e un ragazzo veramente tranquillissimo. E quindi questa cosa fa capire ancora sì, di più il perché cerca di mascherare in qualche modo questa sua semplicità, e ci è riuscito, lo dobbiamo dire, ci è riuscito, perché effettivamente insomma dà un'immagine anche un po' too much, sì, però resta impresso e restano impresse le sue canzoni, quindi è riuscito nell'intento, e credo che man mano che si andrà avanti, non sappiamo cosa aspettarci, però sicuramente poesia ai massimi livelli. Speriamo, speriamo davvero. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ovviamente, di Gossip Mania, ore 18:30, sempre su Teleprima. Buon pomeriggio.